Beh, alla fine non potevo non tagliare un pneumatico per uso pista omologato stradale. Dovevamo capire cosa si cela all'interno dello pneumatico e soprattutto come è costruito per garantire così tante performance rispetto a un pneumatico per uso stradale quotidiano, diciamo un po' da paracarro, ma non concepito per uso pista. Partiamo subito col pneumatico per uso stradale e andiamo a scoprire come è costruito all'interno, cosa si cela nella fusione della gomma. Ecco qua, la prima cosa che andiamo a notare è la parte del tallone. Questa parte qua è dove si va a tallonare direttamente sul cerchio per fare la tenuta dell'aria all'interno di uno pneumatico. Ok, non avendo più la camera d'aria, essendo tubeless, hanno bisogno questo anello, che in questo caso è fatto da 30 cavi di acciaio, che costruiscono l'anello che fa il tallone. Dopodiché si passa alla spalla. Come puoi vedere, questa spalla è completamente molle perché non ha all'interno la maglia di acciaio, ma solo all'interno praticamente la maglia in nylon. Dopodiché si arriva tranquillamente al nostro battistrada, che è la parte in questo caso rivestita di acciaio, come puoi vedere. All'interno ha un doppio strato, si sente anche? Un doppio strato di cavi di acciaio. In questo modo la parte del battistrada risulta essere molto resistente agli urti, alle buche, ok? E la spalla senza i cavi di acciaio rendono la gomma più confortevole per l'uso quotidiano. Ovviamente sì, nell'uso un pochino sportivo questa gomma qua genererà molta deriva. La cosa che ti voglio far notare è che guarda l'altezza del battistrada, del tassello, e guarda la parte dove c'è la venatura, quindi dove c'è praticamente l'intaglio del tassello, è praticamente a 2 mm dai cavi di acciaio, da cui puoi immaginare quant'è pericoloso andare in giro con la gomma consumata molto vicino al sensore di usura. Tutti i pneumatici hanno all'interno, dove c'è la tassellatura, dove c'è l'intaglio tra un tassello e l'altro, dei segni, dei rialzi, dei cunei. Questi cunei indicano l'usura del battistrada. Nel momento in cui la gomma è molto vicina o è arrivata a toccare quel segnale di usura, il pneumatico è completamente usurato. Proprio perché da lì ad arrivare all'intreccio di maglia, quindi al cuore del battistrada, non manca più niente. Ti basta un sassolino preso male e subito la gomma si squarcia. Ora prendiamo lo pneumatico che abbiamo tagliato uso pista omologato stradale. Porca zozza! Mettiamolo qua. Beh, intanto la prima cosa che subito andiamo ad analizzare è il numero di cavi di acciaio che sono presenti nel tallone. Il tallone è preposto per tenere la gomma tallonata nel cerchio. Nel caso della macchina stradale sono 30 cavi di acciaio di una sezione di circa mezzo millimetro. Questi sono di una sezione, possiamo dire, da 0,8 quasi 0,9, dovrei misurarlo col calibro, e sono 35. 5 in più rispetto al pneumatico per uso stradale, che ne aveva, ti ricordi, solo 30 di una sezione più piccola. Quindi sono decisamente più resistenti, ha un cavo d'acciaio più resistente. L'altra cosa che andiamo subito a notare è la parte della spalla. In questo caso la spalla non si riesce a schiacciare perché è vero sì che è più bassa, ma è rinforzata. A differenza dello pneumatico uso stradale, quindi che deve avere un comfort e una guidabilità molto confortevole, appunto, lo pneumatico concepito per uso pista non ha praticamente necessità di avere comfort e non deve avere deriva. Quindi la parte della spalla l'hanno rinforzata con un doppio strato di maglia metallica intrecciata che arriva fino praticamente all'attacco del nostro battistrada, dove poi anche in questo caso il battistrada è molto sottile, molto basso, e anche qui puoi vedere che il tassello di usura è molto vicino alla doppia maglia. Nella parte della maglia del nostro battistrada, oltre ad esserci i cavi di acciaio, doppia intrecciatura di cavi di acciaio, c'è anche la parte di maglia con i cavi in nylon, così anche sulla spalla. Ovviamente cambia anche quello che riguarda il tipo di mescola. Questa è una mescola che, come si scalda, diventa cicca. Come per lo pneumatico per uso stradale, all'interno
c'è praticamente un rivestimento isolante che serve apposta per mantenere la pressione, l'aria all'interno del nostro pneumatico. Sostanzialmente sono queste le principali caratteristiche: tallone, spalla rinforzata e doppio strato di acciaio nel battistrada. Queste sono le principali differenze caratteristiche interne di uno pneumatico per uso pista omologato stradale e uno pneumatico utilizzato e concepito solo per uso stradale. Due tipi di pneumatici, due tipi di utilizzo e scopi differenti. Questi sono i segreti dei due pneumatici. Bene, come sempre è tutto, spero di esserti stato d'aiuto e perché no, come sempre, like e condividi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!